La Fiat grande punto di Turetta è piena di sangue. Ci sono schizzi ovunque. Dai primi accertamenti condotti dai carabinieri del RIS di Parma sulla vettura di Filippo Turetta, il giovane incarcerato per il femminicidio della sua ex fidanzata coetanea, Giulia Cecchettin, emergono dettagli rilevanti. La studentessa è stata tragicamente uccisa la sera del 12 novembre 2023 a Vigonovo, Venezia. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del delitto, un passaggio cruciale per determinare se l'assassino abbia agito secondo un piano premeditato o in un impeto improvviso. In attesa del ritorno del veicolo di Turetta dalla Germania, dove è stato arrestato al termine di una lunga fuga, gli inquirenti hanno esaminato attentamente l'abitacolo. La presenza di una considerevole quantità di sangue suggerisce che Giulia potrebbe essere stata accoltellata anche all'interno del mezzo. Questo dettaglio diventa fondamentale per comprendere gli aspetti chiave del crimine. Non è possibile escludere che molte delle tracce raccolte possano risalire al momento in cui l'assassino ha caricato il cadavere in auto per trasportarlo fino alla scarpata di Piancavallo, in provincia di Pordenone, dove l'ha successivamente abbandonato. Grazie agli esiti di questi nuovi esami, si sta delineando un quadro di un delitto con una dinamica complessa, perpetrato in diverse fasi. Alle 23 Giulia e Filippo Turetta hanno avuto un alterco in un parcheggio di Vigonovo, a pochi passi dall'abitazione della vittima, entrambi a bordo di un'auto. In questo contesto si è verificata una prima aggressione. Successivamente Turetta si è rimesso alla guida con la ragazza accanto a lui, spostandosi nella zona industriale di Fossò, un altro paese nelle vicinanze. Giunti in questo luogo isolato, Giulia ha cercato di fuggire dall'auto. Tuttavia il ragazzo l'ha inseguita e l'ha colpita nuovamente. Poi, come documentato dalle immagini di una telecamera, Turetta ha caricato Giulia sui sedili posteriori e l'ha colpita ulteriormente. Gli investigatori avanzano l'ipotesi che le coltellate fatali siano state inflitte durante questa fase, precisamente quando il ragazzo ha costretto la vittima a risalire in macchina all'interno dell'abitacolo. A quel punto Turetta è ripartito al volante e si è fermato più avanti per pochi minuti. Non è chiaro se ci sia stata una nuova aggressione. Successivamente il giovane ha guidato per un periodo prolungato fino al luogo in cui ha abbandonato il corpo. Per ottenere informazioni più dettagliate, il pubblico ministero Andrea Petroni incaricherà il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di analizzare l'interno dell'auto utilizzando il sistema Bloodstain Pattern. Questo tipo di esame studia la direzione del sangue, osservando la traiettoria delle macchie, le proiezioni, i gocciolamenti, gli strofinii e i lavaggi. L'obiettivo è individuare l'origine del sanguinamento e l'azione che lo ha provocato. Una tecnica precedentemente impiegata in altri casi di delitti complicati da ricostruire, come ad esempio quello di Cogne. I risultati di tali accertamenti saranno fondamentali per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni di Turetta, il quale sembra orientato verso la spiegazione di un raptus. «Mi ha scattato qualcosa in testa», ha dichiarato il giovane durante l'interrogatorio, che potrebbe però non corrispondere alla realtà dei fatti. La procura ha pianificato una serie di esami, non limitandosi a quelli sulla macchina, per approfondire la comprensione della dinamica dell'omicidio. Saranno sottoposti ad analisi il coltello, ritenuto l'arma del delitto, e un altro coltello con il manico spezzato rinvenuto a Fossò. Altri accertamenti riguarderanno il nastro adesivo, presumibilmente utilizzato per impedire a Giulia di gridare, sebbene l'autopsia non abbia rilevato tracce di nastro sulla bocca della vittima né sul cellulare di Turetta. Al momento il telefono della vittima rimane ancora irrintracciabile. Nel frattempo il giovane detenuto a Montorio, Verona, ha cambiato nuovamente cella. Gli altri detenuti sembrano evitarlo, considerandolo in posizione privilegiata. La notizia dell'atroce omicidio di Giulia ha evidentemente sconvolto persino coloro che sono coinvolti in altre attività illegali. La decisione di Gino Cecchettin di impegnarsi pubblicamente a favore della memoria di Giulia ha suscitato polemiche negli ultimi giorni. Molti avrebbero preferito che mantenesse un profilo più discreto, mentre lui sostiene di agire in memoria della figlia e per prevenire simili tragedie. Nel frattempo Cecchettin è tornato al lavoro, dimostrando la sua determinazione a fare fronte al dolore.